Ciao a tutte e a tutti. Oggi il tutorial del portatovaglioli abbinato al portabicchieri. Eccolo qui. L'interno è a quadretti, è molto semplice, così avete la coppia. Potete mettere sia i tovaglioli che i bicchieri sulla tavola di Natale se usate questi usaggetti. Se poi mettete quelli in ceramica più carini. Allora, no, però è un'idea carina anche per i compleanni, infatti con tessuti diversi potete sbizzarrirvi. Ecco qui, ci stanno molti tovaglioli, vi farò vedere anche come realizzare il modello. Io l'ho preparato, ma lo vedrete voi, perché in base ai tovaglioli che avete. Quindi vedrete prima come realizzare il modello in base ai tovaglioli e poi tagliare la stoffa e assemblare il tutto. È molto molto semplice, come al solito. Se il progetto vi è piaciuto, pollicina lì in su. Io vi saluto, vi ringrazio per aver seguito il video e al prossimo. Ciao! Prima di tutto dobbiamo avere il nostro pacco di tovagliolini. Io in genere uso questi che sono divisi a due, quindi il modello lo prepareremo insieme, perché io non so che tovagliolini comprate voi, quindi allora ci posizioniamo il pacco dei tovagliolini, prendiamo una penna. Dei fogli di carta, questi io li ho uniti e innanzitutto lo appoggiamo ai fogli di carta e dobbiamo sollevare, centrare un po' e sollevare così in modo tale che il lato vada a superare lo spessore dei tovagliolini, quindi così più 1 cm e me lo sposto. Ok, quindi misuro, questo misura 7 e prendo il segno 7 cm e 7 cm in basso, traccio una linea. Ok, questo qui, aspettate che avvicino un po', questo qui sarà il mio lato. Mi sposto di 1 cm perché dobbiamo considerare i margini delle cuciture, quindi mi sposto di 1 cm, ruoto e prendo il segno qui, di 1 cm circa, misura 20, 21 facciamo. Ok, misuro 21 dal segno che ho fatto, 21 qui. E traccio di nuovo la linea. Questa sarà la mia base. Ok, questa sarà la base. Qua e qua. E questo è il lato che va a sollevarsi. Quindi così. Questo misura 21, penso, perché è un foglio a 4, sì, 21 centimetri. Quindi 21 per 21 più in un lato 7. Quindi dobbiamo misurare anche 7 da qui. Linea. E questo sarà così e così. Ora taglio perché abbiamo i due lati e la base. Ci mancano i lati qua e qua, anteriore e posteriore. I laterali ce li abbiamo. Ora divido il pezzo che mi è rimasto in due. Così. Taglio. Anche se non la vedo in famiglia, perché tanto dovrò attaccare qua con il nastro carta. Vediamo un po', dovrò avere 7 cm anche qui, eh? Allora, 7 cm e 7 cm. Vediamo un po' se c'è.
qui 7. Non so se si vede, sì. 7 centimetri. E 7 centimetri. 7 centimetri. Ok. Quindi devo andare a posizionarmelo così. Pari. Qui qua dovrò tagliare. Ok. Metto due pezzi in un'altra parte. Mi sposto un po' perché altrimenti non vedete. Allora, questo, uno e due, ora anche l'altro, quindi anche qui 7 centimetri, sempre 7 per 21, 7 e 7. Una linea e lo dovrò mettere qui, vedete, allineo qua un pezzetto di mezzo, allineate la linea bene. Ok, così e così. Questo è il nostro modello. Pareggiamo qua. Questo pinocolo, questo. No. Ok, e qua. Taglio un pezzo in eccesso. E qui vedete che dava un po' fuori. Questo è il nostro modello. Quando tagliamo dobbiamo lasciare un centimetro di margine, anche meno, ci serve per la cucitura, per il risvolto. Ecco qui, il modello è pronto. Quindi questa è la base, non so se si vede, quindi la base e i laterali, togliamo, li mettiamo al centro, questi andranno sollevati così e così, dietro non fateci caso, potete fermarlo con del nastro, quello in eccesso, tanto non disturba, è giusto per tagliare il tessuto. Così. È fatto. Questo è il nostro modello. Adesso dobbiamo tagliare il tessuto. Ora tagliamo tre pezzi di tessuto, appoggiamo il cartamodello e lasciamo un centimetro di margine. E li mettiamo in questo modo. Ovata. Questo è il mollettone. Poi il tessuto esterno, interno, come vogliamo, sopra l'ovatta, così diritto con diritto, e l'altro tessuto sempre diritto con diritto. Il mio diritto è questo, così. Tagliamo 8 pezzetti di nastrino, io userò questo, e lo posizioniamo negli angoli con degli spilli a metà, quindi in questo modo, così, e mettiamo uno spillo per bloccarlo. Conviene misurare più o meno
guardate che torni la stessa distanza dall'angolo, prendiamo il metro, dunque lo metteremo a, appoggiamo il modello così siamo sicuri di prendere bene le misure. Quindi appoggiamo il modello di nuovo, mettiamo uno spillo e lo blocchiamo così. E lo metteremo, abbiamo detto che l'angolo misura 7, lo metteremo a 3, ok? A 3 cm. Quindi prendiamo il nastrino, apriamo, vediamo un po' dove sono i 3 cm dall'inizio del modello. E lo spostiamo più giù, ci mettiamo uno spillo così sappiamo dove lo dobbiamo mettere, ok? Quindi facciamo anche il segno con la penna così. 3 cm, e lo facciamo anche dall'altra parte. 3, tutti e quattro lati, così evitiamo di misurare tutte le volte. 3 cm, sappiamo dove andrà il nastrino. E ora ci posizioniamo il nastrino. Qua. Se l'ho preso, sì. Quindi mettete i nastrini, gli 8 nastrini in tutti e quattro i lati, poi blocchiamo il modello se vogliamo seguire il modello. Io farò così, altrimenti potete tratteggiare, togliere il modello e cucire. Dobbiamo cucire tutto attorno lasciando un piccolo spazio aperto, diciamo 10 cm nel lato, in un lato, diciamo da qui a qui lasciamo aperto perché ci servirà per risvoltare. Quindi quando arriviamo dove c'è il nastrino andiamo avanti e indietro con la macchina, continuiamo e giriamo e facciamo tutto il perimetro. Sistemate ora i nastrini e cucite tutto attorno lasciando uno spazio aperto. Dopo aver cucito tutto e lasciato aperto un pezzo, togliamo gli spilli. E togliamo il modello. Ora dobbiamo ritagliare tutto attorno, stando attenti a non ritagliare qui dove abbiamo lasciato aperto. Qui no, dobbiamo ritagliare tutto attorno, pareggiare, lasciamo un piccolo margine in questo modo. Negli angolini faccio questo, spacco avvicinandomi il più possibile alla cucitura, ok? Ecco, forse qui lo vedete meglio. Lo faccio per tutti e quattro i lati. Dopo aver ritagliato tutto, ho fatto gli spacchetti, risvoltiamo con pazienza tutto il lavoro. Piano. Abbiamo risvolto, poi ci vediamo. Ecco qui, dopo averlo risvoltato, fate uscire bene tutti gli angoli in questo modo. Poi dovremo stirarlo.
facciamo per tutti gli angolini così. Possiamo anche usarlo double face, nel senso che se vogliamo una parte lo giriamo da una parte, se vogliamo dall'altra lo giriamo dall'altra. Non so se mi sono spiegata, spero di sì. Eccolo lì, io da riprendere perché è un cucito. Vedete, questi angolini vogliono tirati fuori, qua è aperto, dobbiamo mettere uno spillo. Ora dobbiamo, qua devo riprendere, dobbiamo imbastire bene tutto attorno e stirarlo, e poi dobbiamo impunturare. Io passerò anche delle impunture da un angolo all'altro, così proprio per dare il quadrato del cestino. Ci vediamo dopo. Ecco qui, ho impunturato tutto attorno, chiuso la parte aperta, devo ancora ritagliare qualche filetto così, e poi ho impunturato anche il quadrato, diciamo, eccolo qua, stirato bene. Adesso lo chiudiamo e vediamo un po' come va. Facciamo dei fiocchetti, dei lini, quindi uno. Vedete cosa intendevo? Che potete utilizzarlo anche dall'altra parte, potete girarlo come vi piace, perché è rifinito da ambedue le parti, quindi come preferite voi. Io suggerisco di farlo in due colori, come l'ho fatto io, così se vi stancate di uno potete utilizzare l'altro, altrimenti potete farlo anche di un solo colore, interno ed esterno. Ecco qua, proviamo a mettere i tovagliolini. Insomma, dovevo stringere un po' di più. Se quel centimetro, però li devo ancora togliere dalla scatola. Proviamo un po', perché non volevo pacciugarli, perché è una confezione dove sono già sistemati, vedete, così e così, è una confezione di tovagliolini dove sono già pronti, e voilà, ecco qui. È carinissimo, poi ve lo farò vedere nell'anteprima. Io non lo so, spero che il tutorial sia stato utile, che sia stato chiaro, così avete da abbinare anche portatovaglioli e portabicchieri. La tavola, ecco, si è sciolto. La tavola è pronta per la notte di Natale, per il giorno. Molto carino, beh. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito fino a qua e vi lascio al prossimo video. Ciao!